Buongiorno, questa è Vera Mattina, bentornati, la nostra nuova puntata che si apre con un tema di strettissima attualità, quello che riguarda il mondo dell'occupazione, il fronte del eh, lavoro con tutto ciò che ne consegue partendo dalla crisi che stiamo eh, vivendo su diversi eh, livelli, in primis quello eh, riguardante il settore dell'energia, il eh, caro bollette, il, eh, diciamo, il tema dei temi, l'ambito in cui il eh, governo mh, la squadra è in fase di eh, composizione, il governo Meloni eh, dovrà eh, mettere mano immediatamente. Ne parliamo quest'oggi con il segretario della Cisl Marche Sauro Rossi. Buongiorno segretario e grazie per essere con noi. Buongiorno a lei e buongiorno a tutte le telespettatrici e telespettatori. Allora, eh, dicevamo crisi energetica. Come tutto questo si riflette anche nel territorio marchigiano? Beh, purtroppo è un fenomeno ormai che sta impattando in tutti i settori, perché già nella primavera scorsa c'erano state le prime visaglie eh, nei settori più energivori, quelli che lavorano a ciclo continuo, eh, però già nella seconda parte del, trimestre, del secondo trimestre il fenomeno si è allargato e oggi a tutti gli effetti possiamo fare i conti con un aspetto che è endemico. Ogni settore purtroppo. Risulta condizionato da questo incremento dei costi e le aziende stanno provando ad organizzarsi per contenerli nel miglior modo possibile, senza pregiudicare le possibilità produttive. Eh, è una realtà che è in divenire, però purtroppo cominciamo a raccogliere degli elementi di crescita notevoli, dicevo, in tutti i settori e in tutti i territori. È un aspetto che anche nelle marche comincia ad avere un rilievo. Non trascurabile. In alcune zone d'Italia eh, ci sono grandi realtà industriali che hanno eh, compiuto scelte anche molto forti. Eh, penso, per esempio, a chi eh, produce mattonelle che ha spento addirittura i forni per un certo periodo per poter eh, far fronte ai costi elevatissimi dell'energia. Quindi le domando se anche nelle marche avete contezza di scelte altrettanto forti da parte ovviamente di realtà che hanno a che fare con altri settori. Sì, decisamente lei ha citato un settore classicamente ritenuto energivoro, ma potremmo aggiungere ovviamente anche quelli che fanno capo tutto al circuito delle vetrerie. C'è il sistema della panificazione che da tempo ha segnalato criticità perché in quel settore si combinavano difficoltà legate all'incremento dei costi di approvvigionamento della materia prima con i temi del, dell'incremento dell'energia per la lavorazione. E in queste ultime settimane si sta incrementando in maniera significativa il numero delle imprese che stanno lavorando sull'organizzazione del lavoro, cercando di compattare la produzione perché... Fortunatamente almeno in diversi settori non abbiamo ancora una crisi di ordini, ma abbiamo solo, eh, non è trascurabile, quello dell'impennata dei costi per la produzione legati al, all'approvvigionamento per l'energia e perciò le imprese stanno cercando di eh, organizzarsi per contenere al massimo e c'è già in alcuni casi un ricorso anche agli ammortizzatori sociali, cioè si riduce... L'orario di lavoro nella settimana per compattare appunto eh, le giornate lavorative e si ricorre all'ammortizzatore. In altri casi si sta lavorando sulla riarticolazione degli orari, a differenza di quello che si è imposto l'attenzione in altre parti d'Italia, lo slittamento delle produzioni invece nel fine settimana non ha preso al momento nelle marche, quota, perché dalle verifiche fatte dalmeno da alcune imprese, ha che non vedeva bilanciati i vantaggi rispetto all'orientamento di andare a collocare la produzione nelle fasce in cui l'approvvigionamento costa di meno. Per cui oggi comincia a essere un fenomeno, dicevo, rilevante, ma è legato sostanzialmente alla riorganizzazione dei cicli produttivi. Non abbiamo ancora evidenza, e però i timori ci sono, che questo possa impattare. Però questa è una variabile che farà i conti con la durata del fenomeno. Siccome le previsioni parlano di una difficoltà che dovrebbe permanere anche fino a tutta la primavera prossima, qualche elemento di preoccupazione anche sul piano della tenuta occupazionale comincia a esserci. Um, però c'è una piccola buona notizia riguardante il fatto che le bollette del gas dovrebbero uh, scendere ecco, di quota perché... Eh, verranno erogate eh, ogni mese, eh, quindi mh, si cambierà eh, registro da questo punto di vista, non invece per l'energia elettrica, per cui sono previsti ulteriori aumenti come eh, lo stesso segretario ricordava poc'anzi, il che mh, è per voi una piccola boccata d'ossigeno, secondo voi, per le imprese oppure no? Guardi, lo è sicuramente, ma i termini andranno verificati perché il tema dell'approvvigionamento energetico, come si usa dire, è multidimensionale perché non è legato alle solo le singole scelte eh, dell'impresa, ma fanno i conti con scelte che hanno addirittura eh, un'origine internazionale. Eh, come si sta facendo in queste giornate, si sta discutendo se riuscire ad ottenere su scala europea un tetto al prezzo del gas, quello avrebbe di per sé, se potesse essere tradotta come misura, un effetto benefico a ricaduta anche sulle altre fonti di energia, per alcuni meccanismi che hanno avuto, diciamo così, eh, modo di essere eh, studiati meglio in queste ultime settimane. Eh, non è un caso che lei citava prima, eh, si dovrà fare i conti anche con l'orientamento del nuovo governo per capire come sostenere famiglie di imprese riguardo a questo tipo di impennata. Per cui la combinazione di questi interventi porta a dire che eh, solo nella corretta combinazione tra scelte di carattere internazionale e misure straordinarie di sostegno a famiglie e imprese di carattere nazionale eh, si riuscirà a contenere questo tipo di fenomeno. I presupposti per poter limitare i danni ci sono, ma... Bisogna essere prudenti in attesa delle misure concrete. Quali sono i settori lavorativi a rischio nelle marche rispetto a questa crisi energetica, ma eh, è una crisi strutturale in realtà? No, le dicevo, riguardo al tema dell'energia, purtroppo nessuno, nessun settore è adesente, perché ovviamente ci sono tutte le attività che lavorano su cicli continui che sono quelle più esposte. Però eh, non è un problema che riguarda solo per esempio la realtà del manifatturiero. Io prima citavo eh, ambiti che fanno capo al settore della chimica piuttosto che della gomme plastica, della metalmeccanica e, e delle produzioni classiche anche del legno. Eh, C'è un tema trasversale che riguarda per esempio tutte le realtà che sono impegnate nei servizi alla persona, si pensi anche ai servizi sanitari, ospedale, residenze protette, che soprattutto con l'avvicinarsi della cattiva stagione avranno necessità comunque di mantenere un regime eh, di temperatura interna alle strutture che non può essere molto severo proprio per garantire i livelli minimi di assistenza alle persone che sono lì in cura e che ovviamente dovendo riconoscere questo tipo di servizio per le 24 ore sono più esposte a questo tipo di difficoltà. Eh, C'è un ragionamento tutto da impostare. Eh, su scala regionale per ciò che riguarda per esempio le attività commerciali perché a breve speriamo di renderlo oggetto di un approfondimento con la regione ma servirebbe sarebbe utile eh, provare a ragionare sul contenimento degli orari degli esercizi commerciali durante la settimana e anche una riduzione delle aperture nei weekend questi sono tutti aspetti e misure che sarebbe opportuno prendere in considerazione per contenere possibili difficoltà eh, anche in settori come quelli del terziario. Beh si vedrà anche perché insomma si avvicina eh, pian piano anche il periodo delle festività natalizie quindi eh, chissà eh, come cambierà no, la gestione delle attività se eh, subirà un mutamento a causa della eh, crisi che stiamo appunto eh, approfondendo in questo spazio. Ma eh, passavano delle immagini riguardanti anche il settore dell'agricoltura eh, ecco su questo fronte, per esempio, nell'utilizzo dei macchinari, ecco, ci sono, eh, ci sono perplessità, lamentele eh, da parte appunto degli addetti ai lavori? No, anche lì le dicevo prima, eh, purtroppo nessun settore si può ri ritenere esente. Tutta la filiera agroalimentare fa già i conti con questo tipo di difficoltà. Ci sono realtà mh, che hanno già Provato a lavorare sulla compressione della settimana lavorativa eh, ci sono tutta una serie di misure che cercano di razionalizzare eh, l'uso dei macchinari, eh, però mh, adesso le immagini appunto che scorrono danno testimonianza del fatto che se si vuole portare avanti il ciclo produttivo, eh, da alcune pratiche culturali non ci si può esimere. Per cui certo. si tratterà di vedere bene davvero come razionalizzare gli interventi. Tenga conto che, dicevo, la filiera agroalimentare è quella che ha ravvisato maggiore difficoltà nell'avvio di questo difficile 2022, perché c'era un tema serissimo di approvvigionamento di alcune materie prime, che era rappresentato da cereali per le farine piuttosto che i fertilizzanti. Nel tempo, in tutta la filiera, si fa i conti, soprattutto quelle, dicevo, che lavorano sul circuito delle 24 ore con uh, un'imponente difficoltà collegata all'approvvigionamento energetico, per cui uh, anche la filiera agroalimentare ha bisogno di un ripensamento significativo della modalità di lavoro. Sul mercato del lavoro, parlando in, in generale, che stagione sta vivendo uh, la regione Marche e soprattutto c'è un confronto costruttivo con le istituzioni da parte dei sindacati e viceversa, ovviamente? Guardi, questo 2022 eh, presenta purtroppo una contrazione di quello che è il ciclo economico, soprattutto nel secondo semestre per le ragioni che abbiamo commentato, legato agli incrementi dei costi energetici e purtroppo anche l'impennata inflazionistica che adesso crea delle difficoltà proprio nel circuito economico. Lei tenga conto che a fronte di un 2021 che si è chiuso con un incremento del 6,2% del PIL regionale, la stima per il 2022 eh, tiene nelle più ottimistiche previsioni questo tipo di crescita sotto il 3%. Questo significherebbe nella combinazione 21-22 far sì che l'economia marchigiana torni in due anni ai valori antecedenti la pandemia. Eh, la questione di questa contrazione economica dà qualche elemento di preoccupazione sulla tenuta occupazionale. Al momento grandi tensioni non ce le abbiamo perché per il 2022 si stima che il tasso di occupazione nelle marche eh, cresca, seppur di poco, dello 0,5%, ma cresca. Eh, la variabile però è rappresentata adesso da ciò che accadrà nei prossimi mesi perché a fronte di una tenuta dell'occupazione fino ad oggi... Eh, fortunatamente presente nel nostro territorio, permangono alcune criticità. Sono tre le principali che sono da fronteggiare, che saranno anche a breve oggetto di un approfondimento con la regione. Speriamo eh, proprio di poter riprendere questo tipo di approfondimento già dai prossimi giorni. La prima è l'occupazione femminile, la seconda è quella che riguarda i giovani, la terza è la difficoltà, in quest'ultimo biennio. Fenomeno più marcato di rioccupazione delle persone che hanno eh, bassi titoli di studio. Ci sono molte persone che dopo la pandemia sono fuoriuscite dai circuiti lavorativi, per le quali si fa più fatica adesso ad individuare nuove forme di rioccupazione. Ecco, questi tre aspetti, occupazione femminile, giovanile e ricollocazione delle persone con basso livello di istruzione rappresentano sul piano del mercato del lavoro le principali criticità su cui speriamo a breve con la regione nell'utilizzo anche appropriato delle misure che fanno capo ai fondi comunitari e al PNRR di individuare soluzioni adeguate per superare queste criticità. Se invece la situazione permane pressoché la stessa, quali potrebbero essere le prospettive, le conseguenze? Ma le conseguenze sono quelle di un mercato del lavoro, del lavoro che tornerebbe a essere un po' asfittico, lei tenga conto che purtroppo a seguito della pandemia c'era stata una perdita significativa di forza lavoro nella nostra regione, c'erano circa 30.000 persone fuoriuscite dal circuito eh, occupazionale e se si dovesse interrompere, come in parte adesso eh, si verifica con il rallentamento, questa capacità di ripresa del tessuto economico eh, si farebbe conti nel corso del 2023, con una ripresa anche eh, del fenomeno della disoccupazione che sarebbe come ovvio da, da scongiurare, proprio perché ci vede ancora presenti nel territorio con situazioni di criticità, per esempio legate al fatto che, a parità di tasso di occupazione, noi abbiamo un livello medio delle retribuzioni inferiore alla media nazionale, e, e questo sta a testimoniare che. C'è ancora un tipo di occupazione che ha una caratteristica di eccessiva precarizzazione. E se l'economia dovesse fare i conti con ulteriori rallentamenti, questo fenomeno rischia di essere ancora più negativo e, e condizionare ancora di più di quanto non faccia oggi, soprattutto la ricerca di lavoro di giovani e la possibilità di aumentare le possibilità occupazionali per le donne. Segretario, vorrei toccare con lei un altro tema scottante, quello della sicurezza sul lavoro. Eh, nonostante le marche non siano la regione Peggiore sotto questo profilo rispetto al quadro eh, nazionale, eh, i numeri continuano ad essere davvero preoccupanti. Abbiamo dato notizia della morte eh, di un operaio ad Arquata eh, del Tronto, tra l'altro, eh, come ben sanno i nostri telespettatori, una zona eh, già di per sé eh, ferita dal terremoto del 2016. Eh, e Vorrei insieme a lei ascoltare questo servizio eh, di crona. Per poi aprire insomma, una riflessione sul tema. Prego dalla regia. Non si ferma la strage di vittime sul lavoro nelle Marche. Un operaio è morto e un altro è rimasto ferito in un incidente avvenuto stamattina a Colle d'Arquata del Tronto in un cantiere dell'area del cratere sismico. Dalle prime informazioni si tratterebbe di un rumeno di 32 anni. Secondo una sommarea ricostruzione, i due stavano lavorando al posizionamento di una rete di contenimento metallica su un costone quando qualcosa è andato storto ed entrambi sono precipitati. Un palo avrebbe colpito uno dei due. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime e sul posto sono giunti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. Era stata allertata anche l'eleambulanza, ma per il giovane rumeno non c'era più nulla da fare ferito in maniera per fortuna lieve l'altro operaio portato in ospedale, sotto shock per l'accaduto. I due stavano lavorando per conto di una ditta impegnata in un lavoro di messa in sicurezza e riduzione del rischio idrogeologico della strada provinciale di Colle d'Arquata, tra i tanti cantieri attivi dopo il terremoto del 2016. I dati sulle morti bianche nelle marche sono davvero allarmanti. Da inizio anno si contano 23 vittime, se si considerano anche le due colleghe decedute nell'incidente stradale di due giorni fa a Serra Sanquirico, nell'Anconetano, mentre erano di ritorno dalla fabbrica. Lo diciamo sempre, in queste occasioni è inaccettabile eh, morire sul posto di lavoro, eh, però c'è da fare qualcosa in più, segretario. Qual è la sua riflessione? Sì, guardi, il servizio è emblematico perché ha sottolineato una criticità che sta raggiungendo livelli inaccettabili. Lei prima accennava al fatto che ehm, non abbiamo un andamento peggiore di altre regioni, ahimè, per ciò che riguarda il 2022, ciò che è accaduto da qui alla fine di settembre sì. testimonia invece un peggioramento sì. significativo della situazione regionale. Abbiamo una proiezione annua che ci porterebbe a fare i conti con 20.000 infortuni nel 2022, stiamo parlando di più di circa 60 infortuni al giorno e una media di morti che ha superato le due unità in questo eh, anno davvero orribile, che è il 2022. Eh, C'è da intervenire: CGL e Cisle hanno avviato un'ulteriore campagna di mobilitazione al riguardo che culminerà nella manifestazione nazionale di sabato prossimo a Roma, proprio per richiamare l'attenzione su tanti snodi che vanno considerati quando parliamo di affermare la cultura della sicurezza sul lavoro, perché serve ovviamente una formazione a tutto campo per fare in modo che ogni addetto sia nelle condizioni di conoscere quali sono le prassi da seguire, c'è la necessità di sostenere quelle imprese che operano per fare in modo che ci sia il rispetto pieno anche nella fornitura dei dispositivi di protezione individuale e collettiva, c'è la necessità di intervenire per sensibilizzare le persone sin dall'inizio degli avvii del percorso scolastico, perché la cultura della sicurezza la si costruisce nel tempo attraverso anche questo tipo di sensibilità, c'è però da rafforzare anche il sistema dei controlli e quello che è il criterio della vigilanza, perché ad oggi eh, Mancati controlli eh, purtroppo portano poi alla disattenzione sull'applicazione delle misure della sicurezza e questo è un tipo di atteggiamento che ha bisogno di contare anche su opportunità di verifica puntuali da parte degli organi preposti. Serve personale per questo, eh, stiamo sostenendo questo tipo di necessità con regione e governo, speriamo a breve di poter raccogliere degli elementi di concretezza nell'azione più puntuali di quelli che abbiamo registrato fino ad oggi. Voi sarete presenti alla manifestazione che è stata indetta eh, sabato prossimo a, a Roma, proprio per eh, sì, chiedere maggiori Sì, Naturalmente sicurezza. sì, perché abbiamo preparato questo tipo di partecipazione anche attraverso eh, l'affrontamento la, del tema della sicurezza sul lavoro in centinaia e centinaia di assemblee nei nostri luoghi di lavoro marchigiani. Eh, ci sarà una folta delegazione di tutte le categorie di CGL e Cisle Will nell'appuntamento di sabato prossimo a Roma. Però poi non ci fermeremo lì perché domani già abbiamo un passaggio con la Regione eh, che ci permetterà di aggiornare il quadro delle misure necessarie per rafforzare interventi nel campo della formazione dei controlli. A breve aggiorneremo il panorama dei confronti che abbiamo con l'INAIL e, e ci sono tutta un'altra serie di interventi che... Speriamo di poter tradurre in fretta eh, con le parti datoriali per incrementare eh, quelle che sono le iniziative di sensibilizzazione sul tema. Non possiamo più accettare che si faccia conti con i numeri che anche il servizio ci ricordava pochi minuti fa. Io la ringrazio, segretario, davvero per questa riflessione. Speriamo insomma di risentirci con delle notizie migliori, specie per affrontare questa crisi che ormai insomma, non risparmia alcun settore. Grazie dunque a Sauro Rossi, segretario Cisle grazie Marche. Grazie a lei, grazie. Buon lavoro, naturalmente. Anche io confido sul fatto che ci potre potremo trovare magari a breve a commentare la capacità del nostro tessuto economico e lavorativo di fronteggiare al meglio questa difficile fase. Grazie mille. Allora. Salutiamo ancora Sauro Rossi, noi andiamo in pubblicità e ci vediamo qui tra pochissimo.